di morte. Possiamo notare il torace molto esteso, lo stomaco che rientra, il ventre che viene fuori, le mani molto ben evidenziate, le gambe. Passando nella parte dorsale possiamo vedere dei glutei leggermente disassati, come proprio una posizione desassata sulla croce. Poi abbiamo tutti i segni del flagello più evidenti e anche una massa di capelli che vanno a cadere sulla schiena. Questo in fondo è stata una dimostrazione, ennesima dimostrazione della tridimensionalità. Però sono riuscito anche a mettere in evidenza questa informazione che è unica e particolare della sindone. Perché bisogna ricordare una cosa. Queste caratteristiche che noi vediamo sulla sindone non è riproponibile da nessuna altra fotografia. Le caratteristiche di tridimensionalità non esistono in altre immagini. Per provare questo, io ho realizzato una fotografia in cui presento mia figlia che tiene in mano un volto dell'uomo della sindone, una delle fotografie dell'Henriet. Applicando a tutta la fotografia questa tecnica, si può notare come soltanto il volto della sindone viene in rilievo, mentre l'immagine di mia figlia viene sdoppiata tranquillamente come qualunque altra immagine che io sottoponessi a questa tecnica. Vi voglio dimostrare come questa tecnica del fotorilievo non ha niente di misterioso, ma mette in evidenza queste immagini tridimensionali. Per ottenere questo devo prendere un negativo fotografico che ho qui riprodotto in formato 18x24 su lastra di vetro. Di questo negativo devo fare un positivo, che è quest'altro, uguale della stessa dimensione dell'altro precedente. Li appoggio uno sopra l'altro su un piano luminoso, vado a ricercare l'immagine e le sovrappongo uno sull'altro. Sovrapponendo i due negativi, un negativo e un positivo, io non ottengo nessuna immagine, senza alcun rilievo, sparisce tutto. Ma appena io sposto leggermente una di queste due negative, ecco che piano piano si evidenzia e viene fuori, come vedete, l'immagine in rilievo. Queste informazioni sono uniche nella sindone e l'effetto si ottiene soltanto sulla sindone. In nessun'altra fotografia otteniamo queste immagini in rilievo così perfetto come in questo caso. Este efecto de tridimensionalidad que da el fotorrelieve se explica con la superposición del negativo y el positivo como de los colores blancos y negros. WTN. Pellicole leggermente con creyentes, otros agnósticos y los hay también ateos. Para todos ellos el enigma de la reliquia aún no tiene una respuesta científica. Por lo pronto, la explicación al misterio sigue siendo un desafío de fe o un desafío de la razón. Spiegare anche perché questa sindone sia così interessante dal punto di vista dello studio indubbiamente ha una risposta un po' particolare, perché è un po' una sfida che questo lenzuolo fa all'intelligenza dell'uomo. È un po' come il Santo Padre ha detto in una delle sue memorie, ricordando proprio che questa è una sfida che questo lenzuolo ripropone alla presunzione umana. Per cui in ogni disciplina ha cercato di dare delle risposte che arriva alla fine non si ottengono, si arriva sempre a un punto misterioso, un bivio. Dopodiché uno sceglie o la strada della pura scienza oppure la strada della fede. Perché spiegazioni, oggi come oggi, la scienza non è ancora riuscita a darle, malgrado gli studi. A me piace sempre terminare le mie spiegazioni con questa frase. Riprendendola dal Vangelo, l'ultima decisione spetta all'uomo, spetta a ciascuno di noi, spetta al nostro cuore decidere quale indirizzo dare all'interpretazione di queste immagini. Quello che anche Gesù ha chiesto ai suoi apostoli: ma voi chi dite che io sia?
Ecco, una domanda, un interrogativo che dobbiamo porci ciascuno di noi. E in fondo un interrogativo che stimola la ricerca, perché si vorrebbe dare delle spiegazioni umane ad una cosa che in effetti è molto misteriosa. E raggiungiamo degli apici. Hay quienes a lo largo de los siglos, pero en especial el siglo XX, han negado la autenticidad de la sábana santa. La Iglesia, fiel a su ministerio, no ha dejado de anunciar que si bien de la venerada reliquia no depende nuestra fe, es un aliciente en nuestro peregrinar y nos acerca maravillosamente a los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Un siglo después que fuera fotografiada la sábana santa, resta el misterio. Lo que es evidente es que un hombre fue torturado, crucificado y atravesado por una lanza. En plena concordancia con los relatos del Evangelio, podemos ver en el hombre de la síndrome al Señor Jesús, que dio su vida por nosotros en la cruz.